Allora, buonasera a tutti gli amici di A Spasso con lo Scrittore e un saluto speciale alla nostra ospite, Emanuela Fontana. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ciao a Allora, tutti. stasera siamo con Emanuela per parlare del suo ultimo libro, che è La Correttrice, ed è un romanzo storico. Emanuela è una guida escursionistica, è una giornalista e a un certo punto della sua vita ha deciso di cambiare lavoro e diventare insegnante. Questo cambiamento, l'ha portata ad incontrare la protagonista del suo romanzo, che è Emilia Luti. Ci racconti un po' come è avvenuto l'incontro fra voi due e come poi hai deciso di proseguire nella conoscenza di Emilia Luti. Sì, grazie. Allora, l'ho incontrata in un giorno di silenzio assoluto perché era uno dei giorni, dei primi giorni del lockdown e perché proprio in quel momento io ho deciso di studiare due esami che non avevo nella mia laurea per insegnare, perché non bastava la laurea. Quindi su un manuale del professor Claudio Marazzini incontro questo nome, Emilia Luti. Proprio è avvenuto così, io non stavo pensando a Manzoni. Anche se poi vi devo dire che in fondo ho fatto più o meno gli studi di Manzoni, la mia città è Milano, per cui poi mi è ritornata a valanga un po' tutto. Però Emilia Luti non la conoscevo, quindi tante volte i professori a scuola mi dicono: ma perché noi non la conosciamo? Io rispondo: neanche io sapevo chi era Emilia Luti. Leggo questo capitoletto, I quesiti di Alessandro Manzoni e Emilia Luti, e ovviamente faccio un balzo sulla sedia, come chiunque di noi avrebbe fatto, perché tutti noi abbiamo sempre pensato al Manzoni austero che scrive il suo romanzo, sì, lentamente, sappiamo della risciacquatura, ma non potevamo pensare che c'era davvero una ragazza, soprattutto in questa fase finale. E poi ho capito l'importanza di Emilia perché è stata l'ultima di una serie di consulenti, ma la più importante, che ci ha portato l'edizione definitiva del romanzo. E chiaramente i Promessi Sposi hanno un autore preciso che è Alessandro Manzoni, chiariamolo bene, però il lavoro di rendere la scrittura, finalmente una scrittura per tutti, utilizzando il fiorentino, che era stata poi la grande, grandiosa idea di Manzoni per dare una lingua unita all'Italia, si realizza grazie a Emilia. Per cui io inizio subito a fare ricerche su di lei, naturalmente, però io il romanzo ancora non avevo intenzione di formarlo. Era il lockdown, immaginatevi un po' voi, quindi ricerche su internet, eccetera. Poi dopo mi appassiono, capisco che devo andare all'archivio di Firenze e lì finalmente trovo la vera data di nascita, ma dopo aver penato perché era sbagliata anche la data di nascita della nostra Emilia Luti, quindi pensate quanto era stata dimenticata. Io lì decido, allora il romanzo sa da fare. Sì, Quindi così ve l'ho un po' riassunta. Sì. il tuo romanzo, l'arco temporale in cui si svolge è dal 1838 al 1843, per cui siamo ancora lontani dall'unità d'Italia. Ovviamente non c'era un'unità geografica, non c'era nemmeno un'unità linguistica. Dunque, lo scopo di Manzoni era proprio quello, cioè di rendere questo romanzo, che era comunque già famosissimo con l'edizione della Ventisettana chiamata, no? E però nella edizione che poi verrà data alle stampe nel 1842, che però viene chiamata Quarantana, lui decide di proporre questo romanzo nuovo, ma anche illustrato. Perché decide di illustrare questo romanzo? Sì, perché i Promessi Sposi del 1827 erano stati ristampati 40 volte, ma erano state tutte edizioni abusive, in quanto non c'era il diritto d'autore. Pensate, 6 volte solo nel 1827, è uscito a giugno del 27. Non c'era il diritto d'autore, quindi chiunque nei vari stati italiani, perché non c'era ancora l'Italia Unita, poteva ristamparlo senza dare la percentuale né all'autore né all'editore. Quindi Manzoni, che già da anni voleva ovviamente, aveva ripensato il suo romanzo proprio per dare questa lingua unita, 20 anni prima che l'Italia fosse unita,
si disse, tra l'altro anche con l'aiuto e la complicità della seconda moglie, che era esperta di stampa estera, si disse perché non lo facciamo illustrato come altri romanzi, in effetti stavano uscendo in quel periodo, anche Gulliver per esempio era uscito tutto illustrato, perché? Perché in questo modo era molto più difficile da copiare, ma non solo certo. Per questo modo, lo voglio illustrare anche per, questo è più sottile diciamo, perché fosse veramente fruibile per tutti. Pensate che circa l'80% della popolazione non sapeva leggere e scrivere, in questo modo con 416 vignette, questo è stato il numero finale, vignette le chiamavano, tra Promessi Sposi e Storia della Colonna Infame, perché escono insieme finalmente, in questo modo si poteva vedere tutta la storia, era una specie di storyboard, con Manzoni che l'ho scoperto anche regista, oltre che scherzoso interlocutore di questa ragazza Emilia Luti, l'ho scoperto anche regista, quindi per me è stata una grande avventura, non solo la conoscenza di una donna dimenticata, ma la conoscenza di un uomo non ricordato, secondo me, nella giusta luce, e di una grande avventura che era questa piccola industria dell'edizione illustrata. E quindi avevo tanto materiale per raccontare questa storia, che era un romanzo nel romanzo, ma poi c'era anche questo secondo romanzo, che era appunto questo gruppo di uomini, più che altro, e una donna, che collaboravano con Manzoni alla riedizione. Possiamo dire che Emilia Luti comunque è una donna molto moderna per il tempo in cui ha vissuto, perché lei era orfana di padre, faceva due lavori per mantenere la madre e le sue sorelle, era una donna che aveva una relazione con un uomo vedovo, con dei bambini, non diciamo perché sennò sveliamo parte del romanzo, e decide così improvvisamente di andare via da Firenze, dove lavorava, e di trasferirsi a Milano. Anche l'incontro tra Emilia Luti e Manzoni è alquanto singolare, perché avviene grazie a una bambina. Sì, tutta questa storia nasce da una bambina che anche lei non viene mai ricordata, la piccola Alessandrina, nipotina di Alessandro Manzoni e figlia di Massimo D'Azeglio, che è un altro personaggio importante nel mio romanzo e nella vita di Manzoni, poco conosciuto anche lui, perché Alessandrina era rimasta orfana della mamma. Ecco, Manzoni aveva avuto già due grandi lutti nel 1838, era morta la prima moglie e la prima figlia, Giulietta, che era la mamma di Alessandrina, moglie di D'Azeglio, e quindi questo incontro con Emilia, tra D'Azeglio e Emilia, avviene a Firenze, proprio perché questa bambina aveva bisogno di una bambinaia, di qualcuno che la accudisse, e poi sarà D'Azeglio a farle conoscere Manzoni. Adesso non lo raccontiamo tutto per bene. In questa parte di Emilia io ho cercato di miscelare ovviamente realtà e non immaginazione, io direi più sentire, come dice Manzoni, inventare vuol dire trovare. E quindi attraverso le mie ricerche ho ricostruito il suo assetto familiare e ho scoperto che si era trovato in una situazione non facile, perché veniva da una famiglia con un nonno impresario teatrale, un padre cancelliere al tribunale commercio, sì, però poi questa famiglia aveva avuto dei colpi, diciamo, dei dolori. E ovviamente le circostanze esatte in cui D'Azeglio l'ha incontrata a Firenze non le conosciamo, però io sapevo che D'Azeglio frequentava il gabinetto VSE e tutte le mattine andava al gabinetto VSE. Ho controllato dove era l'abitazione di Emilia a Firenze, non poteva essere una vicina di casa, quindi è molto facile, perché poi nella sua vita lei poi passerà di famiglia in famiglia sempre di un certo livello, che l'incontro fosse avvenuto davvero comunque in quell'ambiente, e che era un po' la grande biblioteca d'Italia. Ecco, io nel gabinetto VSE di Firenze, nel romanzo, ho cercato di dare anche un po' quella che era la grande storia, la storia di un'Italia che non era ancora unita, ma dove a livello culturale forse si stava veramente formando qualcosa di importante. E Manzoni questo l'aveva capito. È molto particolare anche la scoperta di un Manzoni nuovo, come ci hai detto. Scopriamo un uomo pieno di dubbi, di incertezze, di paure, di ansie, balbuziente, ma con una grande ironia. Ed è un interesse veramente che colpisce il lettore. A me, ad esempio, dove l'insegnante di italiano non mi ha fatto amare particolarmente né Manzoni né I Promessi Sposi, leggendo questo libro mi è venuta la voglia di riprendere in mano anche il suo di romanzo. Come ha scoperto queste peculiarità di Manzoni, che sono anche queste sconosciute alla maggior parte delle persone? Sì,
erano sconosciute anche a me, ma sono stati proprio i bigliettini con Emilia che mi hanno aperto questo varco. Sono arrivati fino a noi 25 bigliettini e 28 lettere, non è poco, della corrispondenza tra Emilia e Don Alessandro, come lo chiamo io. È preciso che loro fu un rapporto soprattutto di rilettura insieme, per cui gran parte del loro lavoro è stato fatto nello studio, non c'era un registratore in quella stanza. Però 25 bigliettini e 28 lettere ci danno idea di questo tono molto scherzoso, molto ironico e anche un po' supplicante che aveva Manzoni nei confronti di Emilia, perché Emilia era veramente colei che gli dava una strada, cioè gli poneva dei dubbi, perché se l'è tenuta proprio accanto come rilettrice di tutto il romanzo. E, però c'erano tanti giochi di parole tra di loro. A un certo punto Emilia lo scrive in un bigliettino, gioco di parole. In un altro Manzoni le dice: alle gambe di questo tavolino andrebbero legati uno da una parte, uno dall'altro, l'autore, puntini puntini, e chi l'ha aiutato a correggere. Insomma, la prendeva tutti. Sì, e poi anche vedendo, ho controllato anche tutte le correzioni di entrambi sul vocabolario, perché Manzoni era fissato con i vocabolari, aveva anche un vocabolario milanese italiano, e quindi chiedeva a Emilia Matita di correggere alcune parole. E anche lì si intravede proprio un gioco tra i due. E poi diciamo che attraverso questa chiave di accesso a Manzoni, io ho riletto tutto il suo epistolario. Ho letto anche le lettere di tutti gli altri, di tutti coloro che erano in quella casa in quel momento, che per me erano i testimoni informati sui fatti. Però naturalmente per l'uomo Manzoni io ho letto tutte le lettere, anche di quando era ragazzo e poi fino agli 88 anni, e ho capito che veramente la linea meravigliosa di quest'uomo, che era il suo grande sostegno con la fede, era questa ironia che disarmava chiunque. Anche quando il pittore era in ritardo per le famose vignette, e quindi era difficile perché dovevano uscire poi con le dispense in questi due anni di ripubblicazione del romanzo, ma se ne aveva questo modo anche deciso, sì, di dire mandatemi i disegni, però sempre con questa ironia, per cui, e poi della sua balbuzia, lo diceva sempre, metteva in piazza i suoi difetti, un'altra cosa incredibile di quest'uomo, e poi i suoi tentennamenti pure li manifestava. Quindi è veramente mi è venuta fuori una personalità forte e allo stesso tempo fragile, che però non nascondeva le sue debolezze, tant'è che nel romanzo ce le consegna. È come se in alcuni passaggi dei Promessi Sposi lui ce le mettesse in mano le sue debolezze, del resto lo fa anche quel personaggio, no? Non li accusa mai, però ce li mostra in tutte le sue luci, le loro luci e le loro ombre. E quindi attraverso lo studio delle sue correzioni autografe ho visto proprio questi tentennamenti, tutti i segni che faceva, faceva sempre due astine quando voleva correggere una parola, a lato la scriveva, a volte correggeva quella stessa parola. Pensate che nel primo capitolo sono state 512 le correzioni della seconda edizione, senza contare la punteggiatura. Quindi pensate l'amore di lavoro, di ripensamenti, proprio perché aveva questo sogno. Poteva accontentarsi della prima edizione, invece voleva dare una lingua unita, finalmente codificata, e una lingua popolare per un romanzo popolare. E si è fidato, e anche subito, di una donna, prima di tutto, di una donna che non aveva una cultura, come dire, non aveva studiato in maniera approfondita, e lui però si è fidato quasi subito. Sì, si è fidato, evidentemente la dote di Emilia era l'essere fiorentina, quindi parlava quel fiorentino giusto, che non era né gergale né troppo alto, che andava bene per i nostri Promessi Sposi, però non bastava. Cioè è evidente che lei aveva altre doti, per esempio l'umiltà, l'ironia, questo traspare dalla corrispondenza, e la curiosità, che è una cosa importante per tutti. In fondo anche il mio romanzo è nato da una curiosità, da uno stupore. Pensate che ho letto che, perché i primi saggisti parlavano di Emilia, attenzione, a fine 800 ne parlavano, poi è scomparsa. Raccontavano che lei di notte studiava le materie di Rina, la piccolina, perché Rina non doveva solo imparare il bel fiorentino, ma doveva studiare latino, matematica, fisica, eccetera. Emilia di notte studiava per poi partecipare alle lezioni con Rina, quindi capite che era comunque una persona che, per quanto non avesse studi accademici alle spalle, che tra l'altro è migliorata nel corso del tempo, guardando le lettere proprio ha imparato anche lei. Infatti io il mio l'ho concepito molto come un romanzo di formazione e cambiamento per entrambi, cioè lei cambia lui e lui soprattutto cambia questa giovane ragazza, ma si vede proprio dalle lettere, cioè un'altra Emilia, se si vedono messe in raggiungono anche una grande fiducia reciproca e una grande complicità, perché Manzoni
parla con lei di tutti quelli che sono le sue ansie, i suoi dubbi, ma lei gli rivela anche quello che è il suo grande segreto, che noi non diciamo ovviamente sempre per il motivo di prima. Sì, perché diciamo che il viaggio nelle parole è un viaggio nel romanzo, ma è anche un viaggio nei grandi temi, nei nodi dell'autore, è sempre così, un autore comunque è il suo romanzo. Quindi loro fanno un viaggio, Emilia e Don Alessandro, c'è tutto un contorno accanto a loro, la famiglia Manzoni, la Milano dell'epoca, però il cuore, ho cercato di tenerlo su questo viaggio, un viaggio in cui si addentrano anche nelle tenebre, in una sorta di inferno, che erano le paure di Manzoni, le sue contraddizioni, il suo essere pavido qualche volta, e quindi Emilia è un po' il suo specchio capovolto, quindi sia sulla fede, che è stato un po' uno dei momenti più difficili della mia scrittura, quello di dare questa fede forte e tormentata di Manzoni al cospetto di una ragazza che comunque è di un'altra generazione, anche un'altra cultura, e pian piano ovviamente lui le mette in mano le sue debolezze, perché lei vede tutti anche i suoi, non dico errori, però le sue imprecisioni sulle parole, e lei allo stesso modo gli consegna quelle che sono le sue fragilità. Quindi è un viaggio di due piccole anime che si addentrano nel grande romanzo, nei grandi temi, nella grande luce e grande ombra che sono i Promessi Sposi. Sono due piccole anime che però sono circondate da una grande famiglia, perché Manzoni è una famiglia abbastanza ingombrante, e questa famiglia non è che scompare e riappare qui e lì nel romanzo, ma è completamente con loro, cioè vivono insieme le storie, le debolezze, le forze. Ci sono tante donne in questo romanzo, perché c'è la seconda moglie di Manzoni, c'è la moglie di D'Azeglio. D'Azeglio stesso è un grande protagonista all'interno di questo libro, e il suo rapporto con Manzoni è bellissimo. Lui continua a chiamarlo papà pur avendo una seconda moglie, e continua a vivere comunque, anche per motivi politici, ovviamente, per delle cose che lo legano con Manzoni. Sì, allora, come vi ho detto, Emilia è il personaggio che dovevo un pochino più costruire, però io spero, e quello che volevo proprio rendere i rapporti tra questi personaggi proprio il più veritieri possibile, cioè ho cercato di farmi strumento attraverso la lettura delle loro lettere per riportarli, proprio io li sentivo parlare, e quindi queste donne che erano in casa credo che non avesse un rapporto troppo diverso con Emilia da quello che ho provato a descrivere, perché leggendo le lettere della seconda moglie, per esempio di Manzoni, ho visto anche una punta di sarcasmo, era molto intelligente la seconda moglie di Manzoni, un'altra donna di grande personalità era Giulia Beccaria, e c'era una reale sintonia con Emilia, questo ce lo dà Teresa attraverso le sue lettere. Eppure tra D'Azeglio e Manzoni c'era una particolare amicizia, erano uomini molto diversi, quindi D'Azeglio era un bell'uomo alto che illuminava la stanza quando entrava in una stanza, il sole della stanza, come dico io, e invece Manzoni era un mite che preferiva stare in silenzio, poi era molto cerviero con gli amici, però vedete, ben diverso, uno più salottiero, l'altro silenzioso e mite, però il ruolo di D'Azeglio è stato importantissimo per Manzoni. Non soltanto aveva quello che forse Manzoni avrebbe voluto avere, no? Questa spigliatezza anche con gli altri, ma poi gli porta in casa sostanzialmente la sua correttrice, perché così è andata, e pure il pittore, perché il pittore Francesco Gonin è stato portato a Manzoni da D'Azeglio. Quindi ecco, adesso, e poi c'è anche l'interessantissima moglie di D'Azeglio, che è Luisa Blondel, che ho cercato di ricostruire attraverso le lettere di D'Azeglio. Quindi Emilia si trovava un po' tra queste due coppie nella realtà, cioè esatto. D'Azeglio e Manzoni entrambi erano al secondo matrimonio. Esatto. E sono, leggendo il tuo libro, a me è sembrato proprio di essere lì con loro, perché anche nelle descrizioni degli ambienti, te sei stata veramente molto precisa, particolareggiata. C'è una descrizione del Duomo di Milano di notte che è qualcosa di fantastico. È possibile pensare ad una versione cinematografica di questo libro? Ne ho parlato adesso con la mia agente, che è Fiammetta Biancatelli, che saluto. E no, ancora non c'è proposta, però a me piacerebbe molto, ma più che altro perché io l'ho visto proprio come un film, anche perché il mio maestro era Manzoni, e i Promessi Sposi sono un film, e proprio sono cinematografici dalla prima all'ultima pagina, esatto. Pensate anche a quel volo iniziale,
lente e poi tutti i movimenti al rallentatore di Don Abbondio, fantastico. Quindi ho cercato, a parte che io ho un po', diciamo, anche questo quasi difetto di scrivere praticamente più sceneggiature che romanzi, cioè mi viene istintivo così. Infatti. Però mi piacerebbe molto vederlo. Sì, sì, è quasi un problema, nel senso che infatti anche la mia tanto mi diceva, però devi essere un po' più morbida, altrimenti sei troppo dialoghi di descrizione. È proprio il mio modo di, io proprio vedo come se vedessi il film. Infatti il mio sogno è poi un film. Ecco, no, te l'ho detto, leggendolo si ha quella impressione di stare lì con loro, di camminare con loro, di vivere le scene del momento, anche quando Emilia per la prima volta va nello studio di Manzoni con dietro tutti gli altri che non credono possibile il fatto che lui l'abbia chiamata lì, la descrizione del camino, la posizione dei tronchi di legno all'interno, veramente sembra di stare lì con loro. E io ti chiedo un'ultima cosa: questo libro ha vinto pochi giorni fa il premio Manzoni della città di Lecco, e adesso a cosa lavorerai o stai già lavorando a qualcosa? Cioè, ci dobbiamo aspettare un altro romanzo storico, perché tu precedentemente avevi scritto Il respiro degli angeli dedicato alla vita di Antonio Vivaldi, poi Emilia Luti e Manzoni, cosa ci aspettiamo? Sì. Allora, a parte la risciacquatura di Vivaldi, perché un po' da risciacquare. No, dunque, adesso prima di tutto io scriverò un saggio, cioè sto scrivendo un saggio su Emilia Luti, che spero sia pubblicato non tra tantissimo, perché comunque quello è importante, isolare anche per me, anche per chi vuole studiare, isolare per quelle cose nuove che ho scoperto, isolare me. Come al solito io non mi prendo le strade facili, non so come mai, ma vado molto più indietro, quindi è tutto uno studio nuovo che sto facendo, però in fondo torno un po' alle mie origini. E come ha scritto tra l'altro oggi Alessandro D'Avena sul Corriere della Sera, la domanda era: cosa ti piaceva fare da bambino sostanzialmente? Ecco, il prossimo romanzo andrà molto vicino a quello che amavo fare da bambino, ossia l'esploratrice, ma soprattutto di mondi non molto lontani. Beh, Manuela, io ti ringrazio per essere stata con noi per questa bella chiacchierata e a presto. Alla prossima. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.